Roma è una città abbastanza malata, anzi più malata di quanto lo fosse prima. È una città che qualcuno direbbe ha bisogno di una cura, qualcuno pensa a una cura da cavallo. Te sei un medico e quindi su questa città, no? Come curarla, come diciamo, invertire una tendenza, un declino che sembra inevitabile, inarrestabile. Che idee pensi vanno messe in campo? Questa città ha avuto più amministrazioni, amministrazioni di destra, di centro-sinistra, dei 5 Stelle. Nessuna di queste amministrazioni è stata in grado anche solo di provare a contrastare quello che è l'affarismo che impronta tutte le attività di questa città, dalle case, ai rifiuti, ai trasporti, alla sanità, tutto è permeato dall'interesse speculativo. Anche come vediamo nelle costruzioni, l'urbanizzazione ostinata, quello che quando chiediamo che non si faccia il consumo di suolo, eppure questo viene fatto ininterrottamente. Quindi bisogna opporsi in maniera chiara, senza ambiguità. Qui ci sono i cittadini di Roma, c'è una città che ha delle risorse sulle quali dobbiamo puntare, per questo noi la chiamiamo città pubblica. Noi la chiamiamo città pubblica perché noi pensiamo che i cittadini di Roma siano una risorsa. Cioè che non si possa considerare questa una città per turisti, un giocattolo da mostrare a chi viene, passa, spende con l'agenzia. Questa è una città che ha bisogno di essere ridefinita per i propri cittadini. La pandemia quanto ha aggravato la situazione a Roma? Adesso ne siamo quasi fuori, no? Però come dire, facendo un bilancio. La pandemia ha peggiorato tutta quella situazione di vita irregolare. Tantissima gente ha perso il lavoro, molto di questo lavoro era un lavoro irregolare. Quindi alla fine, come si dice a Roma, volano gli stracci, cioè volano coloro che, non essendo garantiti, essendo sommersi, a un certo punto, quando questo tipo di produttività minuscola e più delle volte irregolare si interrompe per la pandemia. C'è stato il problema della sanità, c'è stato il problema della casa, è stata chiusa l'acqua a un palazzo di gente che non aveva un tetto, perché quello che noi dobbiamo avere chiaro è che chi occupa la casa è perché non ha la casa. Allora, non ci possiamo porre il problema che occupare sia un reato tale da dover mandare la polizia a buttare la gente per strada. La casa è un diritto elementare di una persona in carne ed ossa che ha bisogno di un tetto. Questa cosa si perde anche nei mille rivoli della burocrazia, perché era residente tua nonna, perché ti sei separato. Questa cosa non è possibile, la città è dei cittadini. I cittadini hanno diritto ad avere una casa, ad avere un lavoro stabile, a non annegare dei rifiuti, a non andare nella voragine quando parcheggiano la macchina, perché anche chi si occupa della manutenzione della nostra città, alla fine è fatto di appalti, di subappalti, di sub-subappalti, allora quello viene de corsa, se perde, chiude e va via. Non c'è un'attività sistematica, ma perché? Perché dietro comunque c'è il guadagno, c'è il profitto. Dietro anche alle aziende che dovrebbero essere il cuore della città ci sono speculatori, azionisti. Alla fine sembra che l'unico vero metodo di misurazione di quello che funziona sia il profitto che possono prendere quelli che ci guadagnano sopra. Non c'è nessun altro metro di valutazione, come si vive nella città, come sono i trasporti, quanto si inquina, quanto si lavora. Tutto questo va ribaltato e visto dal punto di vista dei cittadini, che sono una risorsa, non un problema.
Resa candidato, tu sei candidato sindaco per potere al popolo, no? Per, qualcuno direbbe chi te l'ha fatto fare, in realtà come dire, hai messo a disposizione una possibilità per dare diciamo, anche un volto, no? Una rappresentazione, una possibilità d'alternativa in questa città. L'hai fatto volentieri, ne senti il peso, ne senti le difficoltà, perché poi volevo chiederti anche un'altra cosa. Io ho messo a disposizione la mia candidatura perché non riesco a tollerare le ingiustizie, le sofferenze, il dolore. Ho lavorato tantissimi anni nella sanità pubblica. Ho lavorato a Piazza Gasparri anni e anni e so che cosa vuol dire essere dimenticati dalle amministrazioni, essere dimenticati dalla sanità pubblica, essere dimenticati da tutto. È una cosa che non mi posso mandare giù. Ho messo a disposizione la mia candidatura proprio per Potere al Popolo, che è una formazione recente, giovane, assolutamente chiara, piena di entusiasmo per quello che può essere ottenere un cambiamento vero delle condizioni di dove si sta più in difficoltà. Alcuni ti rimproverano che sei troppo diretta, troppo schietta e troppo severa nei confronti, diciamo, sulle ambiguità della sinistra. E quindi questa cosa mette molti in allarme. Perché sei così diretta e così severa? Sì, diciamo che ho avuto occasione lavorando di percepire l'allarme in cui veniva messo chi non voleva che io dicessi le cose molto chiaramente. Io credo che rompere con le ambiguità, essere chiari, schietti, dire le cose come stanno, sia l'unica strada per tenere la barra della speranza a sinistra. Le cose sono ambigue, non sono chiare. Quando alla fine si baratta una mostra con i diritti dei cittadini, io sono per i diritti civili totalmente, ma i diritti civili non possono andare senza i diritti sociali. Noi dobbiamo sapere che quando si fa, non lo so, un'iniziativa culturale su un museo immaginario di periferia, tanto per poterla nominare, non va bene questa cosa, non va bene. Dimenticare gli ultimi per sistemarsi un po' le cose senza che ci siano troppi cambiamenti è ciò che alla fine ha rovinato la sinistra. Quindi io questo faccio, lo so che non piace.